viaggio di avvicinamento prevedeva due tappe. La prima è Nancy, dove rimaniamo un giorno in più per vedere lo spettacolo Sunset Lumière che facevano la sera nella piazza principale. Secondo è il piccolo paesino di Bourgogne-Nogent in Normandia, che con la sua comoda area camper funge da base ottimale per il pernotto prima della partenza. Sbarcando a Rosslare abbiamo deciso di iniziare il giro dell'Irlanda in senso orario e così abbiamo fatto anche nei vari grinde che si visitano via vai. La costa rimane così sempre alla sinistra e risulta facile fermarsi lungo la strada nelle piazzole panoramiche che si incontrano. Prima tappa il faro di Cookhead. Oggi non c'avevamo un cazzo da fare. Andovina che ti è? Becca testo faro! Ma cazzo, in Irlanda c'è pure il sole, ho mai visto! Con un parcheggio ottimo per passare la notte ed orientato in maniera perfetta per un bellissimo tramonto. Ovviamente in questa vacanza non ci siamo fatti mancare nulla ed ecco che un problema, un fusibile, ha bloccato il camper per 4 giorni in officina. Il camper è ancora in riparazione, allora sai che c'è? Per chi ci vuole male, ci siamo affittati la macchina e abbiamo proseguito il nostro giro. E indovina che abbiamo trovato? Che ti è becca di sto panorama pure qua. Noi dormiremo con sta vista dalla camera, non dico non c'è, non mi dico niente. Lasciata Cork, iniziamo a percorrere strade lontane da tutto e da tutti, con scenari da favola, che sono il vero e proprio motivo per il quale siamo arrivati fin quassù. Qui inizia anche la Wild Atlantic Way, che ci porterà lungo tutta la costa occidentale a nord fino a Malin Head. Prima di arrivare ad una delle punte più spettacolari d'Irlanda, facciamo una deviazione di una sosta fino al Gallery Head. Il castello di Blarney è noto per la leggenda della pietra dell'eloquenza. Vabbè, si capisce che io non l'ho baciata. Tappa successiva è la penisola di Mizenhead e la visita alla relativa stazione radio. Dal parcheggio una bella passeggiata permette di arrivare a visitare la stazione di segnalazione dove Guglielmo Marconi effettuò le prime prove di trasmissioni radiotelegrafiche con l'America. Percorrendo il Ring of Kerry viene voglia di fermarsi dopo ogni curva, scoprendo poi che la costa diventa sempre più frastagliata e selvaggia man mano che si prosegue. La spiaggia bianca di Caher Daniel, il lungomare di Waterville con la statua di Charlie Chaplin, le rovine della chiesa nella baia sabbiosa di Ballinskellings, ideale per una passeggiata in una bella giornata soleggiata, e ancora più avanti il piccolo paese di pescatori di Port Maguey con le sue case colorate affacciate sul canale. Un'infinità di possibilità di apprezzare quest'angolo d'Irlanda assecondando i propri gusti al ritmo che più ci piace. La strada fino al Molly's Gap ci proietta in un'altra dimensione. Sembra di entrare nell'ambientazione di un racconto fantasy,
aspettandosi che da un momento all'altro sbuchino druidi o elfi dai lati della strada. Meno frequentata del Ring of Kerry, la penisola di Dingle non è meno affascinante. Anche qui molteplici sono gli spunti per fermarsi o scoprire curiosità inaspettate. Mentre ormai possiamo non rimanere sorpresi dell'immensa spiaggia di Annes Cove o delle case colorate del piccolo paese di Dingle stesso, poi arriviamo a Ballyferriter e scopriamo che proprio sul promontorio di fronte hanno ambientato alcune scene del Tempio Jedi in Star Wars. Il Gallarus Oratory viene considerato uno dei più importanti monumenti della penisola di Dingle, interamente in pietra, a forma di conchiglia rovesciata, è un luogo controverso, o vi affascinerà oppure vi domanderete che vi siete fermati a fare. Sandstone Circle è uno dei più grandi allineamenti di pietre megalitiche d'Irlanda. Ciao belli, un salutone dal suo luogo mistico. Energia positiva, la sentite? Noi siamo carichi di energia. In un cerchio druido. Ciao. Bunratty Castle rappresenta uno dei castelli con gli interni originali meglio conservati, unito ad un folk park che permette di rendersi conto della vita quotidiana in un villaggio del XIX secolo. Loophead offre un comodo parcheggio a piedi del faro, con tanto di tramonto vista mare. Le Cliffs of Moher sono una delle mete tra le più famose d'Irlanda. Poco più avanti conviene fermarsi nel piccolo paese di Dulin, punto di partenza privilegiato per un'escursione in giornata nelle famose isole Aran, sperando che il tempo poi sia clemente. L'esclamazione "You need fresh air" del marinaio, che apriva un boccaporto, ci avrebbe dovuto far insospettire. Il consiglio è quello di portarsi del travel boom o cose simili. Appena sbarcati, tutti si lanceranno dall'altra parte dell'isola con ogni mezzo per vedere il sito di Dún Emgus. Ma il nostro consiglio è quello di andare prima controcorrente alla scogliera di Dún Dúchatair per vedere Black Fort. Il viaggio prosegue poi attraverso luoghi uno più affascinanti dell'altro. Con ancora l'odore di salsedine addosso entriamo in una delle zone più brulle, sterili e sferzate dal vento dell'Irlanda, il Burren. Terminiamo la giornata nel caratteristico e colorato paesino costiero di Roundstone, in un parcheggio che ci aveva indicato un camperista locale. Entrati in Connemara, proseguiamo lungo la strada che ci culla fino a Clifden prima e poi prosegue fino a Killemore Abbey. Lungo la strada, con una piccola deviazione, si può raggiungere il Rockfleet Castle, conosciuto per essere stato una delle basi della celebre pirata Grace O'Malley. La stradina per arrivarci una volta lasciata la statale non è proprio ampissima, il camper ci passa giusto giusto. La spiaggia di Kill è un'ottima soluzione per passare la notte mentre si visita l'isola di Hag. Cioccolato, fragole te li lascio e marshmallow. No, marshmallow te li lascio. Questa è poesia! Arrivati a questo punto del periodo dell'Irlanda, la maggior parte dei turisti taglia dritti verso nord. Ma ci sono validi motivi per proseguire lungo la costa. Uno di questi è rappresentato da Seide Field, un insediamento risalente al 3000 a.C. è considerato il più antico d'Europa ed uno dei più estesi siti del Neolitico al mondo.
Head rappresenta la destinazione finale al termine di una giornata passata attraversando questa regione selvaggia ed incontaminata, che è il Donegal. Aspettatevi strade strette, pecore sporche che pascolano in mezzo alla strada, ma ancora panorama e scorci da favola. La penisola di Inishowen è l'ultima prima di entrare in Irlanda del Nord e offre due location selvagge e battute dal vento nel raggio di pochi chilometri. Una è il punto più settentrionale dell'Irlanda, Minehead, e l'altra è Inishowen Head, con l'omonimo faro, che purtroppo non è visitabile. Un comodo traghetto permette di evitare il giro del Lough Foyle ed arrivare direttamente in Irlanda del Nord. Questa costa è una delle più conosciute, racchiudendo in pochi chilometri alcune delle mete più gettonate della regione. No. Cosa non ha funzionato? E da queste in tempi recenti si sono aggiunte anche i luoghi dove sono stati girati molti episodi delle prime 6 stagioni del Trono di Spade. Ultima meta della giornata, le Scogliere del Gigante, un'attrazione conosciuta in tutto il mondo, letteralmente presa d'assalto durante i mesi estivi. Dal centro visita una stradina porta giù per la scogliera lungo un percorso che potrebbe essere fatto anche con dei trattori navetta, ma il consiglio è quello di farlo a piedi, sia all'andata che al ritorno. Ballintoy rappresenta una posizione strategica per visitare la seconda parte della costa. Il paesino si sviluppa lungo la strada principale con un paio di negozi ed un paio di pub dove assaggiare qualche piatto della cucina locale accompagnato da una pinta di birra. Il pub ha inoltre la caratteristica di avere la porta di legno intarsiato costruita con il legno recuperato dagli alberi della King's Road sradicati da una tempesta nel 2016. Continuando lungo la costa arriviamo al piccolo paesino di pescatori di Carnlough, dove un piccolo parcheggio defilato alla sinistra del porticciolo permette una sosta discreta. Una passeggiata è d'obbligo per ammirare il canale di Bravos e la scaletta da dove riemerge Arya Stark. Primo giorno di sole. A 4 di spade. Per visitare Belfast esiste una comoda area di sosta. Non servita proprio benissimo dai mezzi pubblici, serve comunque una passeggiata di 15 minuti per raggiungere la fermata dell'autobus vicino all'ospedale, che vi porterà direttamente in centro. Lasciamo Belfast dopo un paio di giorni dedicati a girare per la città, proseguendo lungo la costa verso sud, verso Grande Inverno. Il faro a St. John's Point è l'ultima cosa da visitare prima di addentrarci nell'entroterra, lungo la valle del Boyne, che diede vita ad una serie di insediamenti e alle relative necropoli, Newgrange, Knoth e Dove. Prima di lasciare la valle del Boyne rimane solo una cosa da fare: visitare il luogo dove visse il primo re d'Irlanda.
Dopo aver trascorso 3 giorni a Dublino, proseguiamo per strade interne fino a Kilkenny, cittadina conosciuta per il castello e il nome dal birrambrata della Guinness. Poco più a sud, adagiate lungo le sponde del tranquillo fiume Noir, troviamo le rovine di quella che fu una delle abbazie cistercensi più grandi d'Irlanda, la Gerpoint Abbey. Per rimanere in tema mistico, se ci spostiamo lungo sud-est, raggiungiamo dopo qualche decina di chilometri un altro simbolo irlandese, la Rock of Cashel. Arrivati a Dungarvan, la nostra vacanza è ormai finita. Il paesino offre una comoda possibilità di sosta proprio fronte mare, a poca distanza dal centro, ed è l'ideale per imbarcarsi il giorno dopo a Rossler. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un like e ricordatevi di iscrivervi al canale.